Ciao Mallon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi è proprio una brutta giornata. È così grigia che ho pensato che potesse essere il momento giusto per mostrarti un tipico rimedio elfico inventato da Dama Galadriel stessa. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ma adesso vediamo un po' cosa ti serve per questo rimedio elfico. Per la ricetta ti occorre acqua, limone, zenzero, olio essenziale all'eucalipto, miele all'eucalipto. L'olio essenziale all'eucalipto puoi anche semplicemente sostituirlo con il miele, anche se a noi ce ne serve davvero poco perché è davvero molto molto intenso, però ha tante proprietà purificanti. Come Alessandro Borghese Doget, per utilizzare la scorza del limone lo immergiamo nell'acqua che bolle per qualche secondo. Perché sì, anche gli elfi guardano Alessandro Borghese. Una volta tolto dall'acqua bollente, togliamo un po' di scorza, senza romperti le unghie. Mettiamolo da parte perché ci servirà anche il succo. Sbucciamo un pezzo di zenzero, a piacere io lo metterei anche tutto. Se non hai la radice di zenzero va bene anche quello in polvere, non farti troppi problemi. E lo lasciamo macerare fino a ebollizione. Perché non fare con quello elettrico, Ste? Eh? Non deve essere tantissimo il succo del limone, anche perché sennò... Aggiungiamo proprio un goccettino, che manco si vede, di olio essenziale di eucalipto. Mi raccomando, prendi quello di all'erboristeria, che è 100% eucalipto e si può ingerire. Ed ecco qui il rimedio di Galadriel. Dolcifica a piacere. Ti suggerisco un cucchiaino di zucchero di canna, o se sei come mio padre che adora le cose ultra dolci, ti consiglio di utilizzare 5 cucchiaini di zucchero. Se preferisci, lascialo raffreddare per qualche minuto e poi sorseggialo a piacere. Sembra di bere una limonata. E poi contiene molta vitamina C. Lo zenzero è un antinfiammatorio e se sei impavido e magari hai un po' il naso congestionato e quindi decidi di emettere una goccia in più di eucalipto, sicuramente ti libererà tantissimo il naso, perché quella che abbiamo messo noi è proprio neanche mezza goccia. E fammi sapere cosa ne pensi, se avrai intenzione di provarlo, fammi sapere la tua qui sotto. O se hai anche qualcosa da proporre, se aggiungeresti qualcosa alla ricetta, fammi sapere il tuo consiglio. Avviso che non è per tutti, specialmente se non ti piace l'agrumato, tipo alla mia amica non piacerà sicuramente questa ricetta, però farà molto bene alla tua salute perché è un antinfiammatorio ed è ricco di vitamina C. E niente, per oggi è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed epica giornata. Ciao Mellon!